Io, per chi non mi conosce, sono Alessandra Maiorino, l'autrice di Scacco Matto. E ora parlaci un po' della genesi di Scacco Matto. Sì, Scacco Matto nasce da un viaggio per amore. Ho raggiunto mio marito che era stato trasferito per più di un anno dalla sua azienda in Slovacchia. Quindi mi annoiavo, non potevo parlare con nessuno e allora portavo il mio cagnolino all'area canina, il mio PC portatile e ho detto perché no, scrivo un libro. Ho sempre avuto questo desiderio, ho sempre scritto poesie. È successo che mio marito Riccardo, sempre lui la pietra dello scandalo, l'ha letto e ha detto no, questo è troppo divertente, è troppo bello. Però nel libro tratti di luoghi che hai veramente visitato comunque. Sì, nei primi 10 capitoli parliamo di Nitra e Bratislava in Slovacchia, dove appunto io ho vissuto 3 mesi e lui per più di un anno. E c'era appena in autostrada, guardando il castello di Nitra, abbiamo inventato questa storia, la storia di Scacco Matto. E è bello perché marito e moglie insieme abbiamo generato quello che poi è stato, noi lo chiamiamo uno dei nostri figli, questo. Quindi speriamo ne arrivino altri. Quindi nasce Scacco Matto, grazie Europa Edizioni, a tuo marito viene pubblicato e inizia questa avventura. Quindi questo è un romanzo giallo in chiave ironica scritto sulle note del valzer, della sinfonia numero 40 di Mozart, che echeggiava nell'aria Nitra, a pochi passi dalla sua amata Vienna, per poi proseguire a Bratislava e qua sul Danubio e terminare nell'elegante, romantica ed affascinante Parigi. Alice, una donna come tante in Italia, che si trova costretta a seguire il marito trasferito per lavoro in Slovacchia. Alice a tratti Alessandra, e chi mi conosce la ricorderà, se ne renderà conto, comunque solamente a tratti. Ed inizia la sua avventura con tanta voglia di riposare dopo un periodo molto turbolento della sua vita. Questo desiderio, in men che non si dica, viene spazzato via non appena si rende conto di essere finita nel turbine della maledizione di un monile antico, appartenente alla famiglia del suo ex fidanzato. Al fine di riuscire a debellare il flagello, fonda una banda di malviventi, tra virgolette, molto esemplare, con a capo suo padre settantenne, e danno così inizio le mille comiche peripezie. Il percorso per giungere alla soluzione del caso sarà molto lungo ed avvelenato da antipatici inconvenienti, ed il lettore si sentirà letteralmente coinvolto, diventando parte integrante di questa storia. Cos'è piaciuta Europa Edizione? Cos'è che l'ha portato a pubblicarlo? Questa che è stata definita una sorta di cosa originale, ovvero il coinvolgimento del lettore. Io parlo in prima persona a chi legge come se fosse lì con noi in quel momento, con i personaggi principali. Alice gli pone domande, fa addirittura 2 referendum immaginari, a destra che per il sì, a sinistra che per il no. Ed è stato simpatico, molto spesso mi è stato detto da chi l'ha letto che si sentivano proprio dentro Scacco Matto quando lo leggevano. E Scacco Matto è ispirato, i personaggi principali, a persone realmente esistenti che gravitano nella mia vita. E mi mancavano tanto quando ero a Nitra in quei 3 mesi e ho voluto metterli tutti nero su bianco, il capo a parte, ma non era lui, era non mi mancava onestamente, però ci stava e poi capirete perché indubbiamente. Comunque all'interno, no, da un po' mi saresti mancato onestamente. Bravo, Federico, un bel ragazzo, bravo, come si fa. E gli altri personaggi invece, ad esempio mio papà mi mancava tantissimo e lui è un po' il capo della banda Martini.